Domandona. Ciao Dado, voglio cambiare la pelle della cassa. Se tu fossi me, che modello compreresti? Allora, per rispondere a questa domanda ti racconto un brevissimo aneddoto. Anni fa, mi ricordo, stavo chiacchierando con un amico batterista, bravo, un ragazzo qua della mia città, e questo mi dice: oh, sai Dado, ho comprato la pelle della cassa definitiva. Non ne posso più fare a meno, mi dice. Che pelle è? La E-Mad della Evans. Si usavo sempre le Power Stroke 3, tipo, no? Benissimo, allora vado da Ferranti, quel negozio della città. Ermanno, E-Mad, 22 pollici, vai, 50 euro, 40, quello che è, vado a casa. Che bella la E-Mad! Non vedo l'ora di provarla con tutta la sordina esterna, vai. Allora la monto, do due colpi, dico, ma forse si dovrà un po' strecciare la pelle. Do due colpi, ma forse devo cambiare un po' l'accordatura. Do due colpi, ma forse devo sordinare meglio. Insomma, quella pelle non mi piaceva, diciamola come stava. Oh, non è una brutta pelle, ma per me proprio non era assolutamente la pelle definitiva. Tant'è che poi l'ho regalata a un mio allievo, perché manco la tenevo sulla batteria per studiare, perché proprio non è il suono che avevo in mente io per la mia batteria. Allora, morale della favola. Io ho realizzato un sito che si chiama accordarelabatteria.it, che è un videocorso sull'accordatura con vari argomenti che riguardano l'accordatura. Ma tra le altre cose c'è anche una guida PDF dove io metto a confronto i modelli Remo e Evans, parlando delle caratteristiche precise dei vari modelli di pelle e mettendo anche i nomi dei batteristi più famosi che utilizzano quelle pelli. Ora questa guida è disponibile per tutti, la puoi scaricare subito cliccando sul link che trovi nella descrizione. A cosa serve questa guida? Serve per dare un'idea generale di come sono costruite le pelli, di che caratteristiche hanno, ma nel caso che tu non abbia assolutamente un'idea precisa di che suono vuoi, puoi magari far riferimento ai nomi dei batteristi che vedi in questa lista e dici: Travis Barker usa questa pelle qua, ma è il mio batterista preferito, che bello, vorrei proprio quel suono di pelle lì. Quindi sai che puoi andare a prendere quel modello specifico oppure il suo equivalente Evans, che ha le stesse caratteristiche costruttive. Non è detto che abbia lo stesso suono, perché comunque c'è differenza a livello sonoro tra Remo e Evans, però è un ottimo modo per capire meglio. Quindi questa guida è disponibile per tutti, puoi scaricarla, clicca sul link, basta che lasci il tuo nome di mail e ti arriva direttamente nella casella di posta. O comunque, prima che il signor Evans mi quereli, io uso le EQ4, te lo dico.